Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale paro, non siamo... Non vengano dimenticati, che vengano nascosti, come è sempre successo dai media, che si fanno vedere solo durante le tragedie, durante la cosa che fa audience, no? Nel momento che brucia la fabbrica, che brucia un treno. Queste loro, dopo spariscono tutti e i morti, le persone che appunto soffrono, i parenti, rimangono in un silenzio assoluto. Non ci fermano, perché noi siamo tutti insieme, tutti uniti. Siamo un pezzo unico, siamo un pezzo unico, perché davanti a noi ci sono l'immagine degli 83 lavoratori morti, 83 lavoratori morti per la costruzione dei tunnel del TAV, dell'alta velocità nel Mugello, 83 chilometri di gallerie, un morto per ognuno di quei chilometri, un morto dimenticato, un morto cancellato, uno di noi. Davanti a noi c'è la consapevolezza che il futuro dei nostri figli è nelle nostre mani. Anche noi, nelle grandi fabbriche di Sesto, la Breda, la Falck, la Magneti, la Pirelli, abbiamo avuto diverse centinaia di lavoratori morti per l'amianto, per il cromo e per le sostanze cancerogene, che prima ammazzavano gli operai, poi uscendo dalla fabbrica inquinavano l'aria, le falde acquifere e uccidevano anche i cittadini che mai hanno lavorato in fabbrica, per dimostrare che la lotta dei lavoratori per la sicurezza in fabbrica è la stessa lotta che devono fare i cittadini per il diritto alla salute. Oggi siamo qui tutti quanti perché sappiamo che è cambiato qualcosa in questo paese. Nel frattempo, in questi anni, sono nati centinaia di comitati che si battono sul problema della salute e che si battono sul problema dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Un'altra cosa importante è che noi siamo qui per ribadire, come già hanno fatto anche i cittadini di Casale Monferrato, che la salute e la vita umana non hanno un prezzo. Noi siamo qui perché vogliamo giustizia per tutti i lavoratori uccisi in nome del profitto. Noi siamo qui perché riteniamo che basta con il muro di omertà e di complicità che in questi anni le istituzioni, lo Stato, hanno mantenuto con datori di lavoro assassini che per risparmiare sulla sicurezza mandavano a morte migliaia di operai. Oggi noi siamo qui per dire che non si può accettare un sistema sociale che considera normale che ogni anno più di 1000 persone muoiano per incidenti sul lavoro, che migliaia di persone muoiano per malattie professionali. Le sostanze cancerogene vanno abolite dai processi di produzione, le aree dove ci sono sostanze cancerogene e i territori vanno bonificati. Oggi si sta cercando di criminalizzare le lotte di chi si oppone al padrone del vapore di turno. L'abbiamo visto in Val di Susa e noi qui ribadiamo pubblicamente la nostra solidarietà a tutti gli arrestati. Chiediamo la loro liberazione perché noi sappiamo bene che la loro lotta è la nostra lotta e non ci stiamo al tentativo di farci dividere fra bravi e cattivi. Dobbiamo dire chiaramente che una società che privilegia il profitto alla salute e alla vita umana è una società barbara che non ha niente di civile, e una società del genere non è la nostra società. Non so come andrà il processo oggi, noi siamo qui comunque per ribadire che la lotta continua, che continueremo a lottare perché vogliamo giustizia per tutte le vittime delle sostanze cancerogene, vogliamo una società non ci siano più morti sul lavoro e morti di lavoro. Siamo qui davanti al Tribunale di Torino, come potete vedere. Oggi è il giorno della sentenza sul caso amianto al magnate Schmideini della Eternit, azienda la quale ha causato migliaia di morti in Italia per l'amianto.
e c'è un ovvio profilo di colpevolezza, almeno secondo noi dal punto di vista politico. Poi la sentenza la darà Guariniello, in quanto da almeno il 1930 si sa del rischio dell'amianto, della correlazione certa con il mesotelioma pleurico, un tumore del polmone che è sempre letale. Quindi migliaia di morti, non sono state prese le necessarie precauzioni, non sono stati informati i lavoratori, addirittura i parenti dei lavoratori si ammalavano e si ammalano tuttora. 50 nuovi casi di mesotelioma pleurico a Casale Monferrato, cittadina tra le più colpite ovviamente in Italia, perché è sede dello stabilimento fino ai primi a fine degli anni 80, e quindi 1800 morti, e parliamo a Casale Monferrato. Per la transazione, cioè per uscire dalla costituzione di parte civile del comune, il magnate Schmidini aveva offerto al comune, al sindaco, 18 milioni di euro. Per 1800 morti fanno 10.000 euro per una vita umana. Ora non so voi, ma se condividete che 10.000 euro per una vita umana forse sono una cifra non congrua. Non esiste una cifra ovviamente per restituire la morte di una persona, e ovviamente solo grazie alla mobilitazione della cittadinanza si è riuscita a interrompere questo accordo tra il sindaco e il Schmidini. E il ministro Balduzzi pure si è mosso, è riuscito a parlare col sindaco di Casale Monferrato nei mezzi e si è riuscito a tornare indietro. Quindi il comune di Casale Monferrato non si è ritirato dalla parte civile, e oggi aspettiamo la sentenza di Guariniello, che nella scorsa seduta aveva chiesto 20 anni, quindi sarebbe sicuramente una sentenza importantissima, una sentenza quasi pilota, possiamo dire. E ovvio ricordare, siamo qui sotto la bandiera no TAV, che il problema dell'amianto è un problema correlato anche alle grandi opere, quindi TAV Torino-Lione, terzo valico Milano-Genova, dove recentemente diverse associazioni hanno constatato come nelle terre che dovrebbero essere oggetto dello scavo del tunnel al confine tra la Liguria e il Piemonte ci sono rocce amiantifere, quindi amianto che verrebbe rilasciato nell'aria, quindi potrebbe colpire sia i lavoratori che i cittadini in una zona ovviamente già pesantemente compromessa. Quindi bisogna fare attenzione, soprattutto valutare i pro e i contro di un'opera. Pro e contro, ad esempio, del TAV Torino-Lione, che non sono mai stati valutati. Infatti l'ottavo quaderno dell'osservatorio tecnico di presieduto da Mario Virano è dato per scomparso, non esiste. Quello che dovrebbe valutare i costi verso i benefici. Quindi noi vogliamo chiarezza, vogliamo certezza, sappiamo che l'andrangheta è presente fortemente in Liguria, in Piemonte, in Lombardia, e sappiamo che gli appalti finiscono quasi sempre in mano a loro per la logica del massimo ribasso, con cui l'andrangheta ovviamente ricicla il denaro. Quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo muoverci con cautela ancora di più in un momento di crisi economica. Nel frattempo chiediamo, insieme a tutte le vittime, i familiari delle vittime dell'amianto, giustizia. Un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni.